Mussolini capisce che il cinema, e chi lo sa fare, chi sa fare il mestiere del cinema, come Luciano De Feo, può diventare molto importante per trasformare il regime in una macchina del consenso totalitario. Tu hai parlato di Luciano De Feo, che è una persona che ci sta particolarmente a cuore, anche perché era uno dei miei nonni e quindi anche per questo è il motivo per cui siamo qui. Ma che cosa ci faceva una persona che tu nel tuo libro, che si chiama Cinema Educatore, che è stato pubblicato da poco, definisci come attore degli anni dell'utopia liberale? Cioè, ma che ci faceva una persona così in un posto così nevralgico della quella che tu hai giustamente definito l'attività di propaganda del regime fascista? Liberale di formazione, era stato giovanissimo studente di giurisprudenza e poi immediatamente dopo la laurea era diventato prima collaboratore, giovanissimo, poi segretario di un altro noto liberale, Luigi Luzzatti, noto giurista ed economista, che sarà presidente del Consiglio dei Ministri nel 1910-1911, in quella brevissima parentesi della lunga stagione dell'età giolittiana. Frequenta giovanissimo Luciano De Feo l'ambiente liberal, il salotto liberale di Luigi Luzzatti, dove conosce i personaggi più in vista del tempo. Lui, giovane studente universitario e poi giovane avvocato, conosce il presidente del Senato, Tittoni, conosce anche Vittorio Emanuele Orlando, che sarà anche lui liberale, giurista, presidente del Consiglio dei Ministri nel cuore della Grande Guerra, nel 1917, dopo Caporetto. Vittorio Emanuele Orlando, liberale, diventerà presidente del Consiglio dei Ministri. La sua liberalità, la sua apertura internazionale non è per nulla coerente con la politica del regime. E allora perché Luciano De Feo diventa un personaggio così importante durante il regime fascista? Perché Mussolini gli consegna la direzione dell'Istituto Luce, che è la macchina propagandistica del regime fascista? Perché in modo del tutto strumentale, con fiuto che possiamo definire proprio mefistofelico, Mussolini capisce che il cinema, e chi lo sa fare, chi sa fare il mestiere del cinema, come Luciano De Feo, può diventare molto importante per trasformare il regime in una macchina del consenso totalitario. Sarà il cinema, questo lo capisce subito Mussolini, l'arma poderosissima, così viene definita, per fascistizzare l'Italia, per trasformare tutti gli italiani in fascisti perfetti. Quindi usa Luciano De Feo, che ha in mano non solo grandi amicizie personali, una grande apertura internazionale, usa il mestiere di Luciano De Feo per lanciare il cinema di propaganda, che sarà l'Istituto Luce. Ma Luciano De Feo non rinuncerà mai alla sua utopia liberale, non rinuncerà mai alla sua anima che crede profondamente nel cinema educatore. Ricordo l'emozione di trovare in un libro che mi ha segnato anche per il mestiere che ho cominciato a fare più tardi, che è Arte e percezione visiva di Rudolf Arnheim, un biglietto in cui Arnheim scriveva: non dimenticherò mai che al momento in cui avevo bisogno di aiuto, lei mi offrì un rifugio senza il quale forse non sarei in vita. Rudolf Arnheim era un ragazzino al quale Luciano De Feo aveva dato l'incarico di curare, di coordinare il lavoro a questa enciclopedia del cinema che mai fu pubblicata, e poi con l'arrivo delle leggi razziali fu costretto a scappare negli Stati Uniti, ma nel 1961 tornò proprio alla Mostra del Cinema di Venezia con una copia di questo grande librone pubblicato da Feltrinelli che regalò a nonno. L'apertura internazionale, il cosmopolitismo di Luciano De Feo trovano proprio l'acme, il momento di maggiore prestigio, di maggiore splendore, quando è direttore dell'Istituto Internazionale della Cinematografia Educativa. È proprio in quella fase, in quel decennio, 1928-1938, che De Feo conosce Arnheim, anzi lo chiama
una delle grandi qualità che mancano ai politici di oggi è quella di circondarsi di collaboratori prestigiosi e competenti. Ecco, De Feo aveva un particolare fiuto nello scegliere persone di altissima qualità, di altissimo livello, per far decollare le sue idee, le sue creature, le sue utopie. Conosce Arnaim, capisce che Arnaim potrà essere di grandissimo aiuto per l'idea che nel frattempo ha messo in cantiere, quella che tu ricordavi, l'Enciclopedia del Cinema. Un'opera monumentale, di cui oggi non rimane nulla. L'idea era venuta a De Feo appena nominato direttore dell'Istituto della Cinematografia Educativa, cioè nel 1929. L'idea era di produrre 4 volumi, inizialmente si parlava di 3, poi diventarono 4, di 1000 pagine ciascuno. I redattori erano Arnaim e i massimi cineasti, registi, sceneggiatori, industriali del cinema, critici cinematografici di allora. Arnaim aveva un ruolo naturalmente di grande prestigio perché coordinava un po' la redazione dell'enciclopedia, la grande enciclopedia del cinema che sarebbe dovuta uscire alla metà degli anni 30, pubblicata a Milano dall'editore Oepli. Negli annunci che venivano fatti di questa enciclopedia ho ritrovato un sacco di cose che poi hanno segnato anche l'annuncio di cose simili, più piccole magari, ma progetti che invece riguardavano il campo della medicina, perché poi appunto nonno, con la fine della guerra, tutto questo, forse a causa anche della malattia che aveva, di cui soffriva, lo investì nel campo della medicina. Ho ritrovato molto di questi suoi modi di parlare di questi progetti anche nelle carte e nei ricordi che ho io dei miei inizi in casa editrice. Però una cosa che mi ha particolarmente colpito è il fatto che uno degli obiettivi che lui dichiarava per avere questa enciclopedia era quella di stabilire un linguaggio comune per capirsi di fronte alla novità, alla grande novità del cinematografo. E questo, secondo me, è una cosa estremamente moderna questa, nel senso che lo stabilire un terreno comune tra persone che devono lavorare insieme, a prescindere dagli ambiti in cui lavorano, a prescindere anche dai paesi in cui loro si trovano a lavorare, mi sembra una cosa estremamente importante. Scrive Luciano De Feo, direttore della rivista internazionale del cinema educatore, che il cinema, e lui era naturalmente il massimo fautore a quell'epoca di questa nuova idea di cinema, il cinema deve diventare, questa era la sua idea, un linguaggio universale. Deve parlare tutte le lingue e deve avere una finalità strategica il cinema. Molto moderno, tra l'altro, quello che lui pensava, deve diventare una lingua universale e creare comunicazione, mettere in comunicazione popoli, tradizioni, storie, contesti nazionali anche molto distanti fra loro. Nel dopoguerra, fra le tante continua a vivere l'Istituto Luce, che esiste ancora oggi, e nel dopoguerra del 1946 l'ultima impresa culturale di Luciano De Feo è la casa editrice Il Pensiero Scientifico Editore, che ha molto a che fare con la sua vicenda personale, anche con la sua biografia, perché si accorge De Feo di essere ammalato di una strana malattia autoimmune, il feocromocitoma, allora difficilmente diagnosticabile. Riesce a procurarsi, proprio per questa sua apertura internazionale, degli articoli scientifici che mettono a fuoco proprio questa malattia e le possibili terapie, e si farà operare nel dopoguerra proprio dando al chirurgo la traduzione degli articoli scientifici su questo male che era riuscito a procurarsi. Sopravviverà naturalmente per lunghi anni, pur sofferente, e darà corso a questa ultima impresa culturale che è la casa editrice Il Pensiero Scientifico Editore, che nasce proprio con un impulso di carattere medico-scientifico.